Joy to the world. A spasso me ne vo con lo scrittore e scopro libri a fronte, a tutte le ore. Autori maschi, splendide scrittrici, apolli, allori e muse ispiratrici. Una stanza per sé, tutta per noi, in cui c'è verso, prosa e ciò che vuoi. Ma oggi c'è una voglia che mi assale, a tutte e tutti urlare Buon Natale! Mi chiamo Jovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima delle 6. Mi chiamo Franceschetti e faccio il professore. In una settimana lavoro 5 ore. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via avevo smarrito. Con questi versi Dante si avvicina all'inferno. Ma oggi sicuramente avrebbe ritrovato la sua diritta via con la rubrica A spasso con lo scrittore. È con questo che Vinicio Giannini vi augura tantissime buone feste e un felice 2022. Italia 1! Salve a tutti! Come? Ah, non siamo su Italia 1? E dove siamo? Ah, sulla pagina di A spasso con lo scrittore, scusate, mi sono confuso. Ricominciamo, salve, io sono Roberto Inzatto, salve a tutti, e per augurarvi un sereno Natale mi sono conciato così per cercare di farvi anche un po' ridere, ecco, perché penso che è un periodo che ce n'è tanto bisogno, e quindi spero che passiate un sereno Natale in compagnia delle vostre famiglie, dei vostri amici, di tutte le persone più care. Quindi rinnovo i miei auguri a tutti gli amici della pagina di A spasso con lo scrittore. Ciao a tutti! Ciao, sono Barbara Martino. Volevo augurare a tutti voi che seguite questa splendida pagina tanti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo. In modo particolare i miei auguri vanno a tutto il team di A spasso con lo scrittore, perché sono delle persone stupende, in particolar modo la mia amica Francesca. Continuate a seguirli perché gli auguro un 2022 ricco di altri grandi successi. Ci danno la possibilità di conoscere grandi scrittori, ma anche scrittori esordienti. Quello che vi posso augurare, portatevi dietro lo spirito del Natale tutto l'anno e continuate a sognare, sognare, sognare. Ciao! Salve! Come fare gli auguri per Natale e come farli da scrittrice, visto che sono andata a spasso con le amiche per potervi portare nei miei meandri? Ma io avrei scelto una frase un po' particolare di un grande scrittore che è Bukowski e che mi sembra molto appropriata e che inviti a una riflessione. Ve la propongo. È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese. Penso che questa visione delle persone che sono luci, che si accendono e che continuano a camminare sia il vero spirito con cui vada presa la nascita che è il Natale. Auguri a tutti. Buonasera, sono Gabriella Paci di Arezzo. Voglio fare gli auguri a Francesca Scartoni e a tutti gli amici di A spasso con lo scrittore, ricordandovi che quest'anno la sorpresa l'abbiamo già avuta, che è quella di passare un Natale quasi uguale a quello degli anni precedenti, insieme ai nostri amici, ai nostri parenti, e questo, lasciatemelo dire, è il regalo più bello, particolarmente apprezzato dopo un Natale come quello dell'anno precedente, in cui la pandemia ci aveva lasciato soli, tristi e senza grandi speranze per il futuro. Ne è nata una poesia l'anno scorso che vi vorrei leggere per ricordarvi quanto è importante e bello avere accanto coloro che amiamo.
l'abete carico di ninnoli e lusci non illumina abbastanza la stanza e non fuga le ombre intermittenti. Le ghirlande e i ghirigori appesi tra le facciate delle case dondolano al vento triste della pandemia. Non danno allegria alle strade vuote di senso e di calore. Freddi, l'abbraccio di coltri di cashmere o di pelliccia e gli auguri nel web, sull'orlo di parole incrinate dal vetro e fissate sul surrogato della realtà da ricuscire nella staticità banale di un quotidiano che finge sorpresa nelle carte lucide di panettoni e torroni da mangiare a denti stretti insieme alla malinconia. Volgi allora gli occhi alla capanna, alla mangiatoia del bambinello, a cercare un segno, una risposta. E questo, anche se non lo sai, è già preghiera. Auguri, auguri di serenità e di un Natale finalmente nella normalità. Auguri! Tanti, tanti auguri per un Natale sereno a tutto lo staff e agli amici di A Spasso con lo Scrittore. Tanti auguri a tutti! Nei capi firmati Neneve d'argento, a Natale serve un cielo d'agosto, tutte le stelle del firmamento che diano vita a un sogno nascosto. E così, vincendo ogni impaccio, gli auguri vi porgo di cuore, stringendovi in un abbraccio che il 2022 vi riempia d'amore. E che la selva per voi mai sia oscura, che le orme siano dritte e certe, e non vi accompagni d'ignoto paura in un viaggio di grandi scoperte. Perché siate certi, l'impegno ha il buon sapore del pane e nutre e fa forte l'ingegno e l'anime rende grandi e sane. Ma di certo voi già lo sapete, anche se a volte vi sentite confusi e vi par di non capire dove siete, ma statene certi, non sarete delusi. I miei migliori auguri rinnovo con energia e mo basta, sono già all'afasia. Alzo quindi un brindisi senza una sola parola. Lo so, alla guida e allora Coca-Cola! Tanti auguri di buon Natale da me, Ilenia Papa, Francesca Cencetti, Paolo Piazza ed Evaristo Seghetta Andreoli, autori di Via dei Poeti 3. Ciao a tutti, anch'io ci tenevo a farvi i miei auguri di buon Natale a tutti voi che ci seguite, che ascoltate i nostri consigli e che mantenete viva e attiva la pagina di A Spasso con lo Scrittore, e soprattutto un augurio speciale a Francesca e a tutto il team di A Spasso con lo Scrittore, che ci permette di conoscere tantissime cose nuove e di portare a galla tanti scrittori emergenti che altrimenti non avrebbero spazio diversamente. E spero che Babbo Natale vi porti tanti regali, soprattutto tanti libri, perché grazie a un libro si vivono mille vite e si vedono luoghi bellissimi, anche restando a casa, anche in questo periodo in cui purtroppo gli spostamenti sono un po' limitati. Per cui ciao e tantissimi auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo. Auguri di buone feste a Francesca e a tutti gli amici che come me hanno avuto il piacere, l'onore di partecipare alla sua iniziativa A Spasso con lo Scrittore. Vi auguro buon anno nuovo, ma soprattutto buona fortuna. Con la Cesira in braccio, auguro alla Francesca, al suo staff, a tutti gli autori, ai lettori, un felice Natale e un bellissimo anno nuovo, un 2022 pieno di letture fantastiche e meravigliose. Ciao, auguri a tutti. Saluto anche te, Cesi. Ciao, auguri. Ciao, sono Dario Levantino e sono un autore per la Fazzi Editore. Sono stato nell'ultimo sabato di novembre, sabato piovosissimo, a Castiglion Fiorentino a dialogare con la delicata e bravissima Francesca di A Passo con uno Scrittore, e per questo motivo e per tanti altri motivi vi voglio augurare buon Natale e felice 2022. Ciao!
Tanti auguri di buon Natale a tutti gli amici di A Spasso con lo Scrittore, dalla Cuccagna. Auguri! Ciao a tutti, da Luca Dalmasso, i miei più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli amici dell'associazione A Spasso con lo Scrittore, che ho conosciuto quest'anno e con la quale spero di avere delle nuove e belle esperienze il prossimo anno o comunque in futuro. Tanti auguri di buon Natale a tutti. A Spasso con lo Scrittore vi augura buone feste!